Dopo quella lunga serie di missioni per i predoni, finalmente possiamo andare a parlare con i coloni. Vediamo dove si trovano. Beh, dai, non è tanto lontano. Ma dai, qualcuno ha fatto la casa come la mia, solo che io l'ho sopraelevata, lui invece l'ha fatta proprio sul fiume. Bellina, bella anche la tua idea, eh. Beh, sicuramente questo ha qualcosa in più di casa mia, assolutamente. Ah, che bello, gli ha fatto anche il tettuccio qua per la scala, la stanza solo per il reattore, la sua stanza da letto. Bella, complimenti, ha anche un sacco di statuine. Complimenti, bellina. Mi piace com'è fatta questa casa. Su due piani, un po' come la mia, solo che la mia l'ho fatta tutta alzata. Bella. Ogni volta che troviamo una casa facciamo anche la recensione delle case. Però ci sta, in realtà. Io spero solamente che i coloni abbiano meno missioni da fare in termini di tempistiche e cose simili rispetto ai predoni. Ma sono coloni, sono sicuro che avranno bisogno di mille aiuti per mille cose diverse, Dio mio. Forse, e dico forse, spero di essere il primo a sbagliarmi esattamente, ma spero vivamente che non sia una cosa così lunga come lo era per i predoni. E abbiamo scoperto Foundation, dove gli ardenti si schiantano contro i paletti di legno. Manco fossero zombie. Beh, però dai, dai, bello sto posto. Guarda, guarda che figo. Certamente, giustamente, ci sta. Beh, questa sì che è un'organizzazione post-nucleare, comunque. Altro che abbiamo costruito questo insediamento fatto di fango e guarda, è venuto giù, aiutaci a ricostruirlo. Penso che userò questa immagine come immagine di copertina questa volta. Il pallino si muove. Ehi là, buongiorno. A volte mi guardo intorno e resto affascinato da quello che siamo riusciti a costruire. Pietro Baldi, sei tu? Questa situazione è un po' imbarazzante. Vieni da uno dei vault qui intorno, vero? E tu vieni da una sala doppiaggio, eh? Non ti dispiaccia se ci insediamo da queste parti, perché l'abbiamo già fatto. Guarda, fai pure, e io sono l'ultimo cacciarci, arrivato, La risposta è no. Nel caso le mura non fossero già abbastanza chiare in tal senso. Giustamente, guarda. Porca puttana, sta gente è rimasta a sopravvivere post-nucleare e voi avete la presunzione di mettere una risposta del cazzo del genere. La palacchia è grande e c'è spazio per tutti. Fa piacere parlare con una persona ragionevole. Ormai qui fuori ci si imbatte in imbecilli di ogni tipo. Lo so. L'importante è che vi vacciniate. Vaccinarsi? Cos'è? Vuoi provare a farci paura? No, no, sto cercando di proteggervi. Ah, questo spiegherebbe alcune cose. Ma hai detto che si tratta di un'infezione? Che tutta la mia gente è... Assolutamente, ti prego. Grazie per averci avvisato. Fai la cosa veloce, Se io fossi uno di qui desideroso di tenere tutti a distanza, anch'io mi metterei a raccontare qualche storia. No, Paige, dai, ti prego. Facciamo così. Tra noi c'è un medico. Aubrey. L'ho mandato in avascoperta per mettere in piedi un campo di osservazione. Quanto ci fai che è morta? Parlare quanto ci lui. Fai? Ah, è un se lui, è un maschio. Se convincerlo, hai convinto anche me. Affare fatto? Guarda, tutto quello che vuoi. Se concorderà sulla necessità di intervenire, allora ascolteremo quello che hai da dirci. Grazie, tanto di cappello. Guarda, non è stronzo, Ha detto, io non mi fido di quello che stai dicendo, però ti do il beneficio del dubbio. Se quello che dici è vero, faccio vaccinare tutti. Se invece è una cazzata e non riesce a dimostrarlo, vaffanculo. Giustamente chi non sa che questa è un'infezione vera e propria, non crede subito a dobbiamo vaccinarci. Stupido anche questa cosa, però lo vedi. In ogni caso, ci ha lasciato il beneficio. E pioggia fu! Dove si trova il nostro medico? Medic! Tutto dritto. Bene. Ottimo. Tre errori tutti di fila. Un'abilità che non ho mai preso, tranne nella mod di Fallout, è quella che ti permette di fare il viaggio rapido anche se sei pesante. Giuro che... se in questo gioco c'è la possibilità di avere quella abilità, io la prendo. Perché finiamo sempre per essere pesanti e per dover scartare della roba.
Che palle, cioè a questo punto veramente mi sposto con tutta la roba, magari pago un surplus. Tanto, detto sinceramente, non mi sembra che i prezzi dello spostamento rapido siano così ingiusti. Poteva veramente costare molto... Cos'è quella roba lì? Poteva veramente costare molto di più il viaggio rapido, invece è una roba... Ah, è un floater! Ma vai via! Ce n'è uno di ghiaccio, uno di fuoco. Bene, siamo arrivati su Skyrim. Ah, ottimo, aspetta. I floater sono una roba... Dio mio, quello di ghiaccio no però, eh. Merda, in che zona sono finita? Nella zona dei floater. I floater sono una cosa così dannatamente aliena, secondo me, a questo gioco, che... Guardalo, guardalo. Sono una cosa così aliena, secondo me, a quello che è Fallout, che secondo me ci... Dio mio, non riesco a passare ora. Ah, in che situazione di merda che mi sono andato a infilare. E stai buono. Che cazzo. Ecco qua. C'è quello di fuoco che da qualche parte ancora mi sta sparando. Sembrano veramente dei nemici che starebbero benissimo in un gioco come Skyrim. O comunque, non vuoi metterli in Skyrim dei nemici del genere? Mettili in un titolo futuristico spaziale. Cioè, perché sono dei cosi tentacolari. Che creature dovevano essere per essere diventati così? Perché ricordiamolo che comunque... Molti degli animali sono mutati e ci sta, i topi radioattivi sono ingranditi, sono più feroci, hanno i dentoni grossi, giganti, si illuminano, tutte ste cose qua. Ma i floater che animali dovevano essere allora, scusami? Progetto sedia elettrica, sarei quasi curioso di prenderlo, giuro. Cos'è? Perché? Contro cosa sono andato a sbattere? Allora, scommettiamo che i tipi sono morti? No, sarebbe quasi banale il fatto che sia morto. Secondo me sono vivi e stanno bene e noi li convinceremo. Oppure sono morti mangiati dagli ardenti, non lo so. Ecco appunto, guarda un po' gli ardenti. Guarda un po', ardente è morto. Ho sentito... Eccolo là, infatti. Niente. Io che speravo... Sarebbe esploso, invece no. I giochi mi hanno sempre mentito. O meglio, Fallout mi ha mentito in questo caso. Di solito una tanica rossa vuol dire esplosivo, no? Finché non abbiamo un'altra arma che utilizza queste munizioni, mi tocca usarla, nonostante non faccia chissà quale danno. La carabina da combattimento. Oh, la carabina da combattimento usa le 45. Attenzione. Però questa fa 53 di danno. Questo ne fa 31. Però potrei modificarlo, forse. Forse ne ho trovati abbastanza di carabine per avere una modifica migliore. Questa la prendo. E anche loro sono riusciti ad ammazzare uno di questi cosi giganti. Un guanto di Deathclaw, bene. Livello 50, minchia. Però fa 118 di danno. Il che ti dirò che mica è male, eh. Poi c'è una lancia che fa 72 di danno. La mia spada fa 66 di danno, però mi dà più uno in forza. Ma la lancia... No, è un'arma non da lancio, giustamente. Interessante. Potrebbe essere una buona arma, secondo me, ti dirò. Con un artiglio extra fa 134 di danno. Mica poco, eh. La lancia non ha nessuna modifica. Ah. Il guanto pesa tanto e da qui al livello 50 ancora ce ne vorrà. Quindi per adesso... Ciao. La lancia, beh, pesa 2. Fa 72 di danno. La terrei. Abbiamo una mano di Deathclaw ora. La carabina da combattimento... È del mio livello, potrei usarla, ma non ho abbastanza modifiche per renderla un po' più forte. Quindi per adesso, ciao anche a te. Esatto, mirino lungo, una roba che non mi serviva. La lancia, beh, la proviamo. Punzecchiamo i cadaveri per vedere se sono vivi. Percezione più 8, cerca sotto il corpo. Ah.
Io ho percezione 4, mi servirebbe qualcosa che mi dia percezione più 4, però ho la bistecca che mi dà più 2. Percezione più 2 e non credo, dopo la scorsa puntata non credo siano staccabili, però aspetta, questa è droga e questo è cibo. Forse sì, vediamo, ci provo, vediamo. Percezione più 8, yessa, hanno staccato uno con l'altro. Qualcuno stava provando a fornire assistenza medica a questa persona prima che un ardente attaccasse. Recuperi alcuni steam pack lasciati per la vittima. Ottimo. Grazie. Chi è? Gli ardenti. Beh, oh. Sta lancia. Tutti i pro che può avere. Guarda che danno. Però l'attacco da fondo fa più danno. Quello a spazzata non fa così tanto. Ah, buongiorno. Quello da fondo fa più danno. Quello a spazzata ne fa molto meno. Allora, aspetta. Fammi prendere tutto che dopo così almeno riciclo altri oggetti. Vieni qua che ti... Corri. Che ti ammazzo. Dai. Oh, finalmente. Altri 20 punti per me oggi. Vediamo se posso guardare anche gli altri cadaveri. No, perfetto. Oh, potevo scegliere probabilmente un premio fra tutti e... Vabbè, mi sono capitati gli steam pack. Mica li butto. Però l'ascia fa 83, che è anche più della lancia. Beh, oggi mi sa che cambiamo arma melee. Vediamo, È un po' lenta, E infatti la velocità è bassa. Almeno la lancia è media, ma anche la spada era a velocità media. Quindi lancia, grazie di tutto, ma vado con l'ascia, che pesa uno in più, quindi neanche tanto. Comunque c'era scritto che il dottore forse è ancora vivo. Guarda, la butto lì. Magari lui è vivo e dobbiamo convincerlo ad aiutarci a dire che gli ardenti sono una piaga e che bisogna combatterli e quindi vaccinarsi. Adesso vedi che nella... caverna, c'è un Wendigo un'altra volta. Ehi là! Aspetta, aspetta, non mi posso muovere. Dove vai? Cosa fai? Stai indietro! Sei con quelle cose, Rispondimi! Ti sembra un ardente io? Tieni, vengo in amicizia. D'accordo. Cerca solo di non cominciare a dire un sacco di assurdità. Sei tu quello che si sta muovendo tutto. Colpo di sorpresa. Urla. Colpi d'arma da fuoco. Il rumore della testa di Kip che veniva spaccata. Poveraccio. Non so da quanto tempo sono qui. All'inizio ho sperato che fosse solo un brutto sogno. E invece non lo è. Vai tranquillo, ora sei al sicuro. Grazie. Davvero. Avevo bisogno di vedere una faccia amica. Ormai ero certo che sarei morto qui. Perché io invece penso che tu sia infetto? Le mie tasche sono più che vuote. Ma se mai avessi bisogno, fammelo sapere. Io penso che tu non stia benissimo, infatti, non ne sono molto sicuro, Potresti aiutarmi a convincere Paige che questa piaga è pericolosa? Quelle cose sono imputabili a un'infezione. Se è così, Paige lo deve sapere il prima possibile. Sì, ma tu non mi sembri stare bene, può compromettere la mente umana e rivoltarla contro noi stessi. È una minaccia gravissima. Sì. Come si diffonde e qual è il periodo di incubazione? Quali sono i sintomi? Esiste una cura? Oh, però sei bello informato, Allora, si diffonde per contatto diretto probabilmente tramite microparticelle nei liquidi. L'incubazione è ignota, ma esiste un vaccino. Grazie al cielo. Se esiste un vaccino, dobbiamo portarlo subito a Foundation. Sì, sarebbe questa un'idea, Non è uno scherzo. No, perché se tutti diventate ardenti è un problema. Sostienimi o ti ammazzo. Ok, puoi tornare a casa. Non ne sono tanto sicuro, Grazie ancora. Farò di tutto per evitare quegli esseri sulla via del... Lo spero per te. Tu non mi sembri stare bene... Ok, sì, tizio, ci vediamo là. Devo solo riposare un attimo. Secondo me questo muore, Secondo me non arriva là. Ti dico questo, là. Sta fumata bianca incredibile. C'è un piccone e una pala, giochiamo a Minecraft? Vediamo, la pala è di livello 1 e fa 23, il piccone però è di livello 25 e fa 74. Beh, l'ascia fa 85... Ed è comunque bassa di velocità, quindi ciao ne piccone. Rieccoci a Fondazione. Guarda, secondo me il tizio non è arrivato. E il tipo non mi crederà e penserà che l'avremmo ucciso noi, forse. Guarda, sto andando talmente avanti con
con le idee che magari ci becco, però non si sa mai. Ma no, poverino, questo cane è malato. Povero. Il dottorino è arrivato? Hai già parlato con Aubrey? Minchia, dovrebbe tornare tra poco. Merda. Adesso mi toccherà parlare con le loro famiglie. Lo so, è brutto essere il sindaco. Se Aubrey ti appoggio anch'io. Mi farò spiegare tutto per bene da lui al suo ritorno. Se ritorna, vai a parlare con Sunny. Cavolo, dopo quello che hai passato, se in foresteria trovi un letto libero, stenditi pure. Per il momento, pensa a rispettare la tua parte dell'accordo e procuraci quel vaccino. Sì, ma calmo, Paige. Vedi un po' di darti una calmatina. E qui per restare è stata completata. Ricompensa, steampunk, radaway, acqua, buff out. Vabbè. Ripara questo, ripara quello. Non si finisce mai. Lo so, è dura la vita, Quindi finalmente possiamo tornare dal sovrintendente. Mi sono fatto parecchi amici qui a Foundation, ma nessuno è davvero speciale. Buon per te.